Logos Web Radio. Ciao da Bruno Trebbi per il Blogos, oggi siamo qui per parlarvi del tema della disabilità. È un tema di cui la redazione del Blogos si è già occupata in passato realizzando il video CDH 10 volte abile. Oggi parliamo di un'iniziativa che si è svolta domenica a Casalecchio, un'iniziativa chiamata La Vasca Lungo un Giorno, in cui tutta la cittadinanza è invitata a effettuare una vasca di nuoto andata e ritorno per sensibilizzare sul tema appunto della disabilità. È un'iniziativa aperta a tutti i cittadini, vi partecipano grandissimi nuotatori, persone normali e anche appunto diversamente abili. Tra le varie iniziative collaterali che si sono svolte contestualmente alla Vasca Lungo un Giorno, vi vogliamo parlare in particolare di una che si è svolta qui al Centro Giovanile Blogos. Esattamente il concerto del gruppo Bonalè, è un gruppo musicale che si occupa appunto di attività con ragazzi diversamente abili. Abbiamo qui uno dei soci fondatori di questo gruppo, Tullio Sartori, in arte Don Tullio, e gli chiediamo un po' di parlarci delle attività del suo gruppo Bonalè. Il gruppo Bonalè è un gruppo musicale formato anche da persone diversamente abili che ha un'attività concertistica abbastanza notevole nei dintorni di Bologna, Casalecchio, che si cerca di far suonare i ragazzi più spesso possibile in manifestazioni non solamente di questo tipo, ma anche manifestazioni così considerate solamente ad esclusivo uso di persone normodotate. Quanti siete? Che strumenti suonate? Il gruppo è composto da una decina di persone. Gli strumenti eseguiti sono tastiera, basso, chitarra, batteria, come qualsiasi gruppo rock. Parecchi percussioni, tamburi, perché i ragazzi ovviamente sono attratti molto da strumenti che sono di immediato utilizzo e anche hanno una fisicità maggiore. Che tipo di musica fate? Fate musica vostra, cover, arrangiamenti, che cosa? Più che altro cover, perché l'età dei componenti del gruppo va dai 25 ai 40 anni, quindi queste persone hanno dei gusti già definiti, dei gusti musicali precisi ed è difficile, più difficile con loro che con adolescenti fare dei brani propri, ecco. Però qualche brano proprio no, cioè qualche brano nostro ce l'abbiamo, sono solamente due su un repertorio di una ventina di pezzi. Voi provate qui al Centro Giovanile Blogos ogni quanto tempo? Circa ogni 15 giorni al sabato pomeriggio. Quindi voi partecipate a vari concerti, avete partecipato a quello della Vasca Lungo un Giorno, ma vi capita spesso di andare in giro e andate in giro anche fuori Bologna? O ci chiamano dove ci conoscono, perché è simpatica questa cosa. Alla fine il risultato è un concerto carino, no? Perché questi sono divertenti, simpatici, allegri, eccetera, preparati, e quindi fruibile il concerto per una persona che non voglia fare solamente il gesto di presenza per solidarietà. E capita tante volte, non so, che Berardi, per esempio, il mio collaboratore, ha delle serate da fare in un locale o in una piazza dove lui si presenta col gruppo suo, che è un gruppo con cui fa liscio moderno, un gruppo da ballo, no? E prima della serata musicale ufficiale si propone un intervento del gruppo Bonalè, in modo da dare una visibilità e far vedere che esistono anche altre forme di gruppo musicale diverso da quello che siamo abituati a vedere in giro, e anche per far capire alla gente che chiunque può essere in grado di suonare uno strumento, l'importante è fargli fare le cose adatte alle sue capacità. Io ringrazio molto Don Tullio per la sua preziosa testimonianza e vi saluto da Bruno Trebbi per Blogos Web Radio www.ilblogos.it.